È la WestPower di Terni, la startup vincitrice dell'ERG Regeneration Challenge, la Business Plan Competition lanciata da ERG sui temi dell'energia sostenibile e della rigenerazione urbana, realizzata insieme a D-Pixel nell'ambito del progetto Terni Urban Regeneration del comune di Terni. Alla termine del Tech Garage, fase conclusiva della competizione svoltasi al Teatro Secci di Terni, la giuria composta da manager, finanziatori e rappresentanti istituzionali locali ha scelto le tre migliori idee imprenditoriali tra le 10 finaliste. Il primo premio, che consiste nel finanziamento da 30.000 euro, è andato dunque alla Wise Power. Siamo qui per presentare un progetto innovativo per il monitoraggio di parchi eolici. Il progetto si chiama Wise Sensing e si tratta di un sensore autoalimentato che viene posizionato sulle turbine eoliche e che diciamo, fa prevenzione dei danni che una turbina eolica può subire. Questo consente al proprietario del parco eolico di ottenere un risparmio che può salire fino al 90% rispetto a un sistema non monitorato. Il secondo premio da 20.000 euro è stato assegnato a Agesic di Rieti, un progetto che riguarda la realizzazione di un'app in grado di rilevare stati di emergenza delle persone che lavorano da sole, lanciando l'allarme in caso di infortuni. Il terzo premio da 10.000 euro è stato assegnato a Elemise di Roma per un progetto di un software e Davis IoT che sfruttano l'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi energetici dei prosumer di energia. Le iniziative imprenditoriali dovranno essere sviluppate nel territorio di Terni. A fare gli onori di casa è stato il presidente di ERG, Edoardo Garrone. Questa iniziativa va un po' nella direzione del nostro rapporto, la capacità della nostra azienda di avere rapporti molto stretti nei territori in cui opera. E i rapporti molto stretti significa non banalmente fare della pubblicità, perché in realtà noi non è che vendiamo un prodotto facilmente identificabile, ma cercare di contribuire allo sviluppo del territorio nel rispetto delle tradizioni, ma anche nello stesso tempo nel cercare di guardare avanti. Sviluppo del territorio non vuol dire stare fermi e non fare nulla, vuol dire mantenere le tradizioni e cercare di migliorare le capacità imprenditoriali di raccordo tra tradizione e innovazione attraverso contributi e progetti che stimolino anche l'imprenditoria giovanile.